150 è il numero di anni che sono trascorsi da quando è stata siglata l'Unità d'Italia, un evento storico che oggi più che mai è importante ricordare e l'Istituto Scolastico Esseneto ha voluto rievocare questo significativo evento attraverso diverse iniziative, coinvolgendo i bambini i quali hanno effettuato ricerche sulla storia della nostra Italia. Poesie, disegni, girandole, raggruppanti i nomi di tutte le regioni che unite formano un'Italia indivisibile. Si tratta di un evento molto ma molto forte, un evento molto ma molto importante che è stato sentito da tutto il corpo docente e non docente del terzo circolo didattico Esseneto. I bambini hanno lavorato con impegno ed interesse, infatti su questo noi stiamo puntando proprio per consentire alle giovani generazioni di dare proprio grande valore a questa Unità d'Italia, che per noi ha un significato tutto particolare, unione tra le famiglie, unione a scuola, unione nel sociale. Il momento più toccante è stato quando gli alunni, raggiungendo la palestra, hanno intonato l'inno di Mameli sventolando la bandiera tricolore, che raggruppa in sé un significativo contenuto. Il verde, che rappresenta la speranza di un'Italia libera ed unita, il bianco, che rappresenta la purezza delle idee dei dotti, e il rosso, per rappresentare un omaggio ai soldati dati morti per la patria. Ecco perché il tricolore è il simbolo dell'Italia unita. Tutto pronto per l'anniversario più importante del nostro paese, i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ad Agrigento diverse le scuole che hanno commemorato l'evento, come il quinto circolo didattico Giovanni Verga, i cui alunni hanno porto il loro augurio alla nostra bandiera con l'inno di Mameli. Abbiamo voluto festeggiare l'Unità d'Italia proponendo ai nostri ragazzi un'esperienza significativa, un'esperienza che ha portato a ricordare con entusiasmo ma anche con orgoglio un processo di unificazione dell'Italia che è stato faticosamente conquistato dai nostri antenati. Per tutta la scuola, non soltanto per la scuola primaria ma anche per la scuola dell'infanzia, è stato un momento particolarmente importante, un'occasione preziosa perché ha portato a svolgere attività finalizzate non soltanto a conoscere la storia ma a divulgare i principi e i valori della nostra Costituzione. Cosa avete festeggiato oggi qui con i vostri compagni? Abbiamo festeggiato l'inno d'Italia e i 150 anni dell'Unità d'Italia. Di quando? Da 1861, prima l'Italia era divisa e ora si è riunita. Senti tu, lo sai, no? Era divisa in tre, nel 1810, poi 1861 e si è riunita. E abbiamo fatto delle bandiere, che uno dell'Italia e l'altro della Russia. Come mai dell'altro della Russia? Perché io sono russo. E hai imparato il nostro inno? Poco. Sono da un anno e ho imparato quasi tutto. Anche nella nostra città diversi gli eventi organizzati. Abbiamo diversi appuntamenti, a cominciare proprio dalla mattina alle 10 al Palazzo dei Filippini, un incontro con il provveditorato e gli studi di Agrigento, dove ci saranno i ragazzi della scuola Garibaldi che intoneranno le musiche appunto che si riferiscono all'Unità d'Italia, quindi anche con l'inno d'Italia. Subito dopo andremo. Questa è un'iniziativa che abbiamo voluto realizzare insieme con il Presidente del Consiglio Comunale. Nella chiesa del Purgatorio, dove venne alzata dagli agrigentini la bandiera d'Italia, proprio dai giovani diciamo che appunto fecero il risorgimento nella nostra città, e quindi lì andremo a commemorare e soprattutto a ricordare questo momento storico della nostra città, con il recupero della bandiera originaria appunto che venne issata nel 1860. Poi nel pomeriggio avremo il momento del grande concerto
Con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, e quindi poi una mostra, la mostra di Angelo Pitrone, che proprio fa riferimento a quel momento storico, così come fu vissuto alla nostra città. Ritengo che si tratti di un momento assolutamente importante per ricordare la storia, soprattutto anche per approfondire gli errori che furono compiuti, come avvenne anche l'Unità d'Italia.